Lord. Dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Carissimi, stiamo per compiere il rito della benedizione dopo il restauro del nostro protettore San Giacomo. Questo popolo cristiano rende anzitutto gloria a Dio, fonte di ogni santità. Disponiamo i nostri animi a comprendere il vero significato di questo momento. Vuole porre sotto i nostri occhi l'effigie di coloro che, guidati dallo Spirito Santo,
hanno seguito Gesù in vita e in morte. Perché innalzando lo sguardo alla città futura possiamo scorgere la via per la quale i santi sono giunti alla perfetta unione con Cristo. O Dio, fonte di ogni grazia e santità, guarda con amore i tuoi fedeli capitini che hanno preparato questa immagine del glorioso protettore San Giacomo, amico ed erede di Cristo, fedele testimone del Santo Vangelo, e donaci di sperimentare l'efficacia della sua intercessione presso il trono della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e sul nostro protettore. Viva Dio Signore! Viva Dio Signore! Thank you.
e proprio in quel momento gli apparve la Madre del Signore, la Vergine Maria, così come oggi la vedete qui in questa immagine meravigliosa. E nell'apparire la Madonna gli dice a Giacomo: non ti scoraggiare, io ti sono accanto. Non poteva non esserci in questo vetusto santuario l'immagine di Maria che sta accanto a San Giacomo e sta accanto a tutto il popolo capitino. Per questo l'ho desiderata e l'ho voluta, per questo l'ha donata alla comunità, una famiglia che è generosa e lo è sempre stata. Chiediamo al Signore per la gloriosa intercessione della Vergine Maria e di San Giacomo che le nostre grazie vengano sempre ascoltate. Abbiamo in mezzo a noi il vicario generale della nostra diocesi, il signor Basilio Rinaudo. Prenderà adesso la parola a nome anche del vescovo. Questa giornata è un particolare proprio perché intanto ritorna San Giacomo restaurato e poi perché accogliamo questa nuova immagine della Madonna. Questi sono allora segni della bontà e della provvidenza del Signore e anche questo è un invito a vivere questi momenti con grande fede, perché se noi esprimiamo il nostro desiderio di seguire San Giacomo, di seguire Maria, siamo certi di raggiungere Cristo e soprattutto di godere della sua grazia e della sua misericordia. Allora tanti auguri e che il Signore vi doni tanta benedizione. Viva Chiesa San Giacomo! Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. O Dio, che abiti una luce inaccessibile e ci hai amato di così grande amore da renderti visibile in Cristo, volgi lo sguardo ai tuoi fedeli che ritraggono in una immagine l'umanità della Vergine Maria e fa che siano configurati a lei che venerano in questa effigie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Man mano adesso che... Thank you.
Thank you.